Carissimi, desidero raggiungervi con un semplice ma sentito augurio per un Santo Natale. Per voi e per me chiedo la grazia di poter essere sorpresi dal Natale, di non consumare il Natale come uno dei tanti generi di consumo di questi giorni. Questo amore di Dio che desidera raggiungere il cuore di ogni uomo, che si fa piccolo per poterci incontrare. Noi rischiamo di dare per scontato il Natale, come se fosse normale che Dio ha scelto di farsi uomo per amor nostro. In realtà è il fatto più nuovo che la storia abbia mai conosciuto, Dio che si mette in cerca dell'uomo per tornare ad offrire quell'amore che è rimasto stabile anche di fronte al nostro peccato. E per questo intraprende questo viaggio verso di noi. È un livellamento al basso il viaggio che il Figlio dall'eternità compie per entrare dentro il tempo e raggiungerci nella nostra condizione. Non possiamo non essere sorpresi da tanto amore. È il primo dono che vorremmo ricevere in questo Santo Natale, sorprenderci dell'amore di Dio. Per poter accogliere questo amore, il presepe ce lo insegna, ma i Vangeli che ascolteremo in questi giorni, occorre essere piccoli, semplici, occorre lasciarsi veramente sorprendere da questo amore, come fecero i pastori nella notte santa, o con un percorso più lungo, ma anche i magi si lasciarono sorprendere dal segno nel cielo. Occorre avere un cuore che cerca Dio e occorre essere semplici, bisognosi di Lui e non autosufficienti, come tante volte crediamo di poter essere. Ben sapendo che in realtà non è così. E l'altro dono che vorremmo poter avere, questa piccolezza che non ci fa aver paura del bambino come Erode, ma che ci mette in cammino nella notte alla luce della parola degli angeli, alla luce della stella, per poter incontrare la parola che si compie, il verbo che si fa carne. Un cuore di semplici, la Vergine Maria ci insegna questa semplicità e con lei Giuseppe, con lei tutti coloro che sono stati coinvolti in questa vicenda d'amore che è la visita di Dio a noi nella nostra condizione umana. Stupore, meraviglia, il cuore dei piccoli, bisogno che abbiamo di essere visitati da Lui, bisogno che abbiamo di quella pace che solo Lui può dare. Pregheremo anche per la pace come ogni anno all'inizio dell'anno, nella solennità di Maria Santissima, Madre di Dio. Quest'anno il messaggio ci invita a fare della non violenza il modo per costruire una politica di pace. Ma soprattutto preghiamo per il dono della pace, che sappiamo bene non è tanto costruzione di un nostro sforzo umano, quanto piuttosto dono che viene dall'alto, di Lui, che è il principe della pace. Sono qui accanto al presepe, San Francesco d'Assisi. Ebbe il desiderio, dicono le fonti, di vedere con i suoi occhi la povertà di Gesù nel presepe, vedere con gli occhi della carne, diceva Francesco, non semplicemente una sacra rappresentazione, ma la possibilità di partecipare al fatto dell'incarnazione. E ciò che la liturgia ci concede, il dono infinito della celebrazione dei santi misteri, del mistero dell'incarnazione, che ci rende presenti all'evento e quindi non spettatori, non a guardare da fuori, ma dentro il presepe, insieme ai personaggi che animano personaggi umanissimi, in questo fatto umanissimo che è la nascita di Gesù, che animano questo fatto che sorprende davvero fin da piccoli il cuore dell'uomo, anzi, forse molto di più da piccoli. Vedere con gli occhi della carne, farne esperienza, lasciarci incontrare dal Natale, non aver paura del bambino che ci viene donato. È così che vogliamo vivere questi giorni, con questo cuore aperto allo stupore e con il cuore dei piccoli. A tutti voi, alle vostre famiglie, soprattutto a chi in questo Natale magari sente di più il peso della solitudine, la prova del dolore, della malattia, a volte della morte. A tutti voi davvero un augurio di un Santo Natale perché il principe della pace che nasce per noi porti al cuore di ciascuno di noi quella pace profonda che il nostro cuore anela e
e che ha un nome, Gesù Cristo.